Ascolti TV 19 aprile, flop TV Ice battuto da Emigratis. Ecco gli ascolti TV di giovedì 19 aprile 2018, calano gli ascolti di TV Ice of Italy. Pronti per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti TV della giornata di ieri, giovedì 19 aprile, caratterizzata in prime time dalla messa in onda dell'ultima puntata di Don Matteo 11 con Terence Hill trasmessa su Rai 1, mentre su Rai 2 è andato in onda il primo appuntamento con i Knockout di TV Ice 2018 e su Italia 1 l'ultimo appuntamento con il programma Emigratis condotto da Pio e Amedeo. Boom di ascolti per Don Matteo 11, male TV Ice. Ebbene il verdetto Auditel di questo giovedì 19 aprile rivela che ad avere la meglio in prime time è stata la fiction Don Matteo 11 che ieri sera con l'ultima puntata ha ottenuto un ascolto medio di oltre 6 milioni di spettatori arrivando a toccare la soglia del 30% di share. Un risultato a dir poco eccezionale per questa serie TV che continua ad ottenere ascolti ben al di sopra di tutte le più rosee aspettative e proprio per questo motivo si pensa già alla dodicesima serie. Al momento la Rai non ha dato ancora il via libera alla prossima serie, ma visti gli ascolti boom di questa undicesima stagione, c'è da scommettere che nelle prossime ore arriverà l'annuncio ufficiale. Su Canale 5. Invece, ascolti clamorosamente flop per il film It Una Mente Pericolosa che in prima serata ha segnato un ascolto negativo di soli 1,6 milioni di spettatori con il 7% di share, si tratta di uno dei peggiori risultati di sempre per il prime time della rete ammiraglia Mediaset che con i film non riesce più ad ottenere ascolti dignitosi. Su Rai 2, invece, ascolti in netto calo per Cancelletto TV Ice of Italy, la quinta puntata di ieri 19 aprile ha perso un bel po' di spettatori, fermandosi ad una media di circa 1,9 milioni di spettatori con uno share che ha toccato quota 8,50. Rispetto alle puntate già trasmesse su Rai 2, il talent show ha perso più di 400.000 spettatori in media e quasi 2 punti percentuali di share. Un calo preoccupante che non promette bene in vista dell'inizio del live show. Emigratis batte TV Ice. La puntata di ieri di TV Ice è stata battuta anche da Emigratis, il comedy show condotto da Pio e Amedeo che su Italia 1 ha ottenuto una media di circa 1,8 milioni di spettatori con L8,80 di share in sovrapposizione ha battuto nettamente la trasmissione condotta da Costantino della Gherardesca. Sempre in prime time va segnalato l'ottimo ascolto di Piazza Pulita che sulla 7 si porta a quota 1 milione di spettatori arrivando a toccare il muro del 6 di share. In daytime, invece, ascolti positivi per il Game Show 0 e Lode che su Rai 1 arriva a 1,8 milioni con il 13% di share mentre La Vita in diretta registra risultati molto bassi con una media di 1,3 milioni di spettatori e solo il 13% di share. La trasmissione condotta dalla coppia Liorni-Fialdini ha vissuto una stagione particolarmente negativa dal punto di vista degli ascolti. Ad avere la meglio in queste settimane è stato sempre Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso che ogni giorno riesce a superare la soglia del 20% di share con oltre 2 milioni di spettatori. In daytime calano anche gli ascolti del programma Geo che ieri pomeriggio ha ottenuto un ascolto di 800.000 spettatori, per tutta la stagione invernale la media è stata di oltre 1,6 milioni di fedelissimi. Cancelletto Emigratis 2 Cancelletto Ascolti TV.